Grazie Presidente, grazie Ministro. Come sappiamo tutti, il Governo ha deciso, io credo giustamente, di prorogare la sospensione dell'esecuzione degli sfratti fino al 31 dicembre 2021, fatta esclusione per gli sfratti resi esecutivi prima, sostanzialmente prima della pandemia. Si tratta di un passaggio importante. Dal 1 luglio ci sono 80.000 famiglie interessate da un provvedimento che appunto stabilisce che gli sfratti esecutivi possono essere fatti. Ci sembrava importante confrontarci col Governo per capire che misure si possono mettere in campo per evitare che questa mole di sfratti, che se fosse fatta tutta in tempi rapidi comporterebbe una vera e propria emergenza sociale e tensioni sociali, questa mole di sfratti si potesse appunto nel tempo diluire, si potesse gestire, ci potesse essere anche una valutazione caso per caso, sia rispetto agli interessi, alle condizioni dei proprietari, sia rispetto alle condizioni delle persone che devono essere sfrattate, favorendo un coordinamento che sicuramente le prefetture possono fare meglio di chiunque altro tra le diverse istituzioni per garantire che nessuno venga messo in strada e che si possano creare le condizioni non solo perché gli sfratti vengano fatti progressivamente, contingentando i tempi, ma soprattutto facendo in modo che nessuno resti in strada e che si creino soluzioni per chi viene sfrattato. Grazie. Il Ministro dell'Interno, la consigliera Luciana Morgese, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signora Ministra. Grazie Presidente, onorevoli senatori. Preliminarmente ricordo che l'articolo 6 del decreto legge 102 del 2013 ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Lo scorso 8 luglio il Ministero delle Infrastrutture, a seguito di intesa in conferenza unificata, ha predisposto per la successiva firma del Ministro dell'Economia i decreti di riparto dei fondi di sostegno alle locazioni per un importo di 260 milioni di euro per l'anno 2021. Tale disposizione ha anche previsto il coinvolgimento delle prefetture attraverso l'adozione di misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Anche in relazione alle situazioni di maggiore criticità sul territorio, nella consapevolezza che in molti casi i nuclei familiari oggetto delle procedure esecutive di sfratto si trovano in condizioni di grave disagio economico e sociale, alcune prefetture hanno già attivato tavoli di confronto coinvolgendo i diversi attori istituzionalmente competenti, le regioni, i comuni, l'autorità giudiziaria, gli enti di gestione dell'edilizia popolare e le organizzazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini degli immobili. In alcuni casi si è giunti alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con gli interlocutori istituzionali proprio per armonizzare e integrare gli interventi, in particolare quelli previsti sulla morosità incolpevole, sotto i profili della ripartizione delle risorse disponibili, del numero degli alloggi da assegnare in emergenza agli sfrattati, nonché delle procedure da attuare nei confronti delle famiglie colpite da sfratto. Nel quadro delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno, con mio decreto del 24 giugno scorso, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, abbiamo ripartito il fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dall'articolo 53 del decreto legge 73, finalizzata all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche in relazione proprio al perdurare dell'emergenza. In conclusione, assicuro che
prefetti, proseguendo nella direzione tracciata fin dall'aprile 2020, a seguito di mia direttiva volta a intercettare segnali di disagio sociale, ivi compreso quello abitativo, continueranno a svolgere ogni utile iniziativa, anche mediante la sottoscrizione di nuovi protocolli o la rivisitazione di quelli già esistenti, per un'adeguata azione di bilanciamento degli interessi a tutela delle fasce più deboli. Grazie. Signor Ministro, buongiorno. Insieme con la collega De Petris abbiamo presentato un'interrogazione sull'applicazione o meno del decreto 34 dell'anno scorso. Quindi è passato più di un anno, già fu un decreto, le ricorderà, signor Ministro, che insomma riguardava alcune categorie, agricoli e badanti sostanzialmente, lasciando fuori edili ed altri, ma ne avevamo già discusso l'anno scorso, per un totale sostanzialmente di 207.000 richieste. E lo sconforto e lo sconcerto è che ad oggi, anzi lei qualche giorno fa mi ha precisato, che le domande andate a buon fine, comunque completate a buon fine o a cattivo fine, erano 45.000. Ora l'interrogazione le chiede solamente di conferma di dati, perché quelli che noi abbiamo preso, diciamo, anche dal sito del Ministero sono più sconfortanti, no? Per esempio a Roma al 20 maggio, su un totale di 16.000 richieste, domande ricevute, solo due, dico bene, a Roma, sono arrivate alla fase conclusiva. A Milano su 26.000 non più di 400. Insomma, la scarsa, secondo me, non entusiasmante applicazione, dovuto immagino alle ragioni che lei ci spiegherà, non è di buon augurio adesso che si apre una nuova stagione, evidentemente, per agricoltori, e tralascio i dati di cronaca, non è questo il senso dell'interrogazione, del caporalato o di queste altre cose. Però ci sarà modo, speriamo noi che lei ce lo dica, di sveltire un po' queste pratiche, altrimenti rischiamo di avere le leggi che poi non si applicano e si accavallano ad altre. Infine, sono contenta che ci sia il Ministro della Difesa, semplicemente per dirle: guardi che dall'Afghanistan succederà un bordello. Non è che ci vuole proprio Metternich per capirlo. So che alla tabella 7 avete già previsto di portare via tutti gli afghani che ci hanno aiutato e le loro famiglie, spero bene, e non per portarli in questo incubo italiota che rischiano di... Però non hanno scelta. Con l'avanzata dei talebani saranno subito accusati di collaborazionismo e quindi non hanno scelta. Ma a parte loro, se così vanno le cose, cioè se l'Afghanistan torna in mano talebana, a parte le questioni terrorismo che vi pregherei di monitorare seriamente, usciranno tanti la invito a concludere, ho finito. E siccome la comunità afghana è già la terza più grande in Italia, il pull factor, come lei sa, fa ricongiungere, per cui vi segnalavo questo per non trovarci poi stupiti chissà quando. Grazie. La signora Ministra dell'Interno, consigliere Luciana Morgese, risponde all'interrogazione illustrata. Preliminarmente va evidenziato che le procedure di emersione hanno incontrato all'inizio soprattutto varie difficoltà. Tra queste certamente si ascrive la complessità della gara,
per l'individuazione della società di somministrazione dei lavoratori interinali a supporto degli sportelli unici, l'intreccio delle competenze tra amministrazioni diverse, prefetture, questure, ispettorati del lavoro, INPS, nonché l'impossibilità tecnica di gestire la procedura esclusivamente in via telematica. Naturalmente, nell'insieme di tutte queste cause ha anche gravato l'effetto della pandemia, che ha costretto le strutture periferiche a ridurre gli appuntamenti con gli utenti. Tale situazione contribuisce a spiegare i motivi per i quali alcune importanti realtà provinciali, gravate da un maggior carico di lavoro, tra le quali Milano, Roma, Napoli, registrano tuttora un arretrato nello svolgimento delle istanze che potrà essere assorbito gradualmente grazie al significativo contributo dei 750 lavoratori interinali in servizio solo da marzo a seguito delle procedure di reclutamento espletate dalla società assegnataria dell'appalto. Tale contingente verrà presto incrementato con altre 50 unità. Riguardo ai due distinti procedimenti amministrativi, rispettivamente degli sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture e delle questure, il quadro su base nazionale è il seguente. In relazione al primo procedimento, le domande presentate sono state complessivamente 207.870. Di queste, ad oggi, sono state definite positivamente all'esito favorevole dell'istruttoria tecnica svolta 45.173 istanze, con la consegna agli interessati dei moduli per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui 39.292 per lavoro domestico e assistenza alla persona e 5.881 per lavoro subordinato. Rispetto al totale delle istanze, oltre 45.000 istanze, quelle relative al rilascio di permesso per attesa occupazione, vale a dire quelli che non hanno un datore di lavoro, sono state 4.687, di cui 4.439 riferite al lavoro domestico e 248 al lavoro subordinato. Preciso che dello stesso stock di domande ne sono state rigettate 4.890, mentre le rinunce sono state 1.331. Dal quadro esposto consegue che gli sportelli unici hanno esitato complessivamente 51.394 pratiche. In relazione alla procedura meno complessa da avviare direttamente presso le questure, informo che rispetto a 11.335 istanze presentate risultano rilasciati 9.918 titoli di soggiorno. Preciso infine che alcune prefetture ad oggi hanno superato comunque il 70% delle istanze e anche l'80% per quelle presentate per lavoro subordinato. 2 minuti, prego, senatore Cannella. Grazie Presidente. Ministro, torniamo su una questione che ci sta particolarmente a cuore, perché riteniamo che la distribuzione e la messa a disposizione dei nostri agenti di polizia, dei nostri agenti delle forze dell'ordine e del TISER sia un'opportunità per garantire maggiore sicurezza e certamente, a partire anche da una situazione di pericolo che si può verificare, a garantire ai nostri agenti di essere anche loro a loro volta tutelati. Sappiamo che questo strumento ha seguito un percorso particolarmente complesso nella sua messa in servizio. Avevamo lavorato in maniera molto determinata col suo predecessore Matteo Salvini affinché questo strumento fosse messo a disposizione delle nostre forze dell'ordine. Sappiamo che negli scorsi mesi è stata aggiudicata la fornitura di 4.482 pistole di impulso elettrico. Ora si tratta di metterle velocemente a disposizione appunto delle nostre forze dell'ordine. Bene, Ministro, abbiamo visto dei casi anche negli ultimi giorni, nelle settimane passate, penso all'ultimo della stazione Termini, in cui se si fosse trovato quella gente ad avere a disposizione questo strumento, avrebbe certamente potuto evitare problemi per se stesso e mettere certamente in condizione di non nuocere l'aggressore. È indubbio che uno strumento del genere, che è già in servizio e a disposizione di altre forze dell'ordine in altri paesi, possa essere da noi di grande utilizzo e di grande funzione. Occorre anche che sia messo a disposizione, a nostro avviso, e su questo insistiamo molto e vogliamo sapere la sua opinione e che cosa il Ministero sta facendo, anche a disposizione degli agenti della polizia locale, affinché ovviamente tutti gli strumenti a disposizione su tutto il territorio possano essere meglio utilizzati per garantire sia sicurezza, sia incolumità ai cittadini, sia ovviamente ai nostri
tutori della sicurezza in divisa. Ministro, quindi noi le chiediamo di sapere quali procedure state seguendo e soprattutto se sono stati superati anche quegli scogli attraverso la conferenza Stato-Regioni relativi ai costi da sostenere da parte delle amministrazioni locali. Grazie. Grazie, senatore Candiani. Ora la ministra dell'Interno, consigliere Luciana Borgese, risponde all'interrogazione illustrata. Come ricordato dall'onorevole interrogante, va precisato che il procedimento di acquisizione della tipologia di arma Taser è stata preceduta da una fase sperimentale disposta per motivi precauzionali. Ricordo che il 16 giugno del 2020, con mio provvedimento, nelle more della definizione dell'iter di adozione del DPR 359, il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia è stato autorizzato ad impiegarla per i compiti istituzionali a condizione che essa non ecceda le potenzialità offensive delle forze di polizia. In fase di gara, tuttavia, è stato accertato che non mancavano quegli standard di sicurezza necessari e ciò ha determinato un rallentamento della procedura. In data 7 luglio 2021 è stato stipulato, dopo tutti gli accertamenti, il contratto per la fornitura complessiva di 4.482 armi a impulso elettrico, corrispondente al fabbisogno aggregato di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Trascorsi 120 giorni previsti dagli atti di gara per la realizzazione della fornitura e all'esito della verifica finale di conformità, le armi con i relativi accessori verranno consegnate alle forze di polizia. Con riguardo alla valutazione da parte del Governo dell'opportunità di dotare anche gli agenti della Polizia Municipale di tale arma, va ricordato che l'articolo 19 del Decreto Legge 113 consente a determinate condizioni ai comuni capoluoghi di provincia, nonché a quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, di dotare di Taser in via sperimentale due unità di personale della Polizia locale muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Le norme prevedono l'obbligo per i comuni di emanare un apposito regolamento in conformità alle linee generali in materia di formazione del personale e di tutela della salute, da adottare a seguito di accordo da sancire in sede di conferenza unificata. Una bozza delle predette linee generali è stata già sottoposta all'esame della conferenza unificata in una prima seduta in data 29 ottobre 2019, a seguito della quale sono state introdotte alcune integrazioni. Più di recente, su richiesta dell'ANCI, l'esame delle citate linee guida è stato rinviato a una prossima riunione tecnica per verificare col Ministero della Salute la possibilità per le regioni e i comuni di sottoscrivere con il Servizio Sanitario Nazionale specifiche convenzioni finalizzate a richiedere personale medico per i moduli formativi in materia sanitaria e di primo soccorso previste dalle linee guida per il personale delle polizie locali.